spero si senta. Sì, grazie. Io ringrazio tutti i professori per le relazioni chiarissime. Sembra che ci siamo messi d'accordo nell'analisi, ma in realtà ci siamo conosciuti solo questa mattina, e quindi prendo atto che effettivamente, a leggere attentamente questa legge, non si può dire diversamente. Io tenterò di fare un percorso diverso, ovvero di capire come questa legge in realtà parte da lontano, attraversando un po' la riforma del diritto del lavoro, e come in altra parte parte da lontano in termini di dinamiche di governance, come ha detto il professor Villone, che in realtà oggi condizionano fortemente la politica sia nazionale che comunitaria, e come la politica nazionale e comunitaria sia condizionando il mondo del lavoro e per esso anche il mondo della scuola. Quali sono diciamo, i termini su cui la governance nazionale e internazionale sta giocando la sua partita? Essenzialmente li ho individuati in tre parole: velocizzare, semplificare e dilatare i poteri dell'esecutivo. E proprio su questa dilatazione dei poteri dell'esecutivo, che in qualche modo si scontrano oggi, a mio avviso, tre forze. La prima, diciamo, centripeta, ovvero quella che tende ad accentrare i poteri in un esecutivo. Vedremo, sarà l'esecutivo, diciamo, statale, ma anche l'esecutivo in ordine ai poteri delle organizzazioni complesse, quali anche la scuola. L'altra è quella centrifuga, quella che sta tentando, speriamo, di costruire un progetto europeo federale, ma che non ancora c'è. Oggi forse l'unica è la BCE, che sta di fatto attuando una sorta di federalismo economico a fronte di un ordine sparso che in realtà stiamo vivendo oggi di fronte alle grandi sfide che ci assillano. E l'altro poi quello delle forze delle cosiddette oligarchie economiche, quelle che in qualche modo condizionano certamente il mondo del lavoro. Se è vero come è vero che è stata la JP Morgan nel 2013 e dire che in fondo l'Europa ha costituzioni, l'Europa del Sud, dice questa agenzia economica, con costituzioni, dice, troppo influenzate dall'antifascismo post bellico e da costituzioni caratterizzate da esecutivi e stati centrali deboli che tendono a proteggere troppo il diritto del lavoro e dei lavoratori e il diritto di sciopero, è anche vero che in questa prospettiva in realtà sia la Costituzione che il diritto del lavoro e dei lavoratori sono una sorta di refuso della democrazia da cui liberarsi, ed è quello che noi oggi stiamo in realtà osservando. È vero per esempio che l'articolo 81 della Costituzione sull'obbligo del pareggio di bilancio avviene perché in qualche modo dei potentati economici obbligano gli Stati membri a modificare l'articolo 81, e su questo poi ne discendono tutta una serie di conseguenze che cercherò di rappresentarvi. Ed è questo, sarà anche la modifica recente che dovrà essere fatta in materia di regolamentazione delle leggi sulla rappresentanza e delle nuove regole dei contratti collettivi nazionali. Attenzione, perché questo è un altro punto di svolta di cui non se ne parla, ma che è fondamentale, perché probabilmente il quadro della riforma della regolamentazione del mercato del lavoro, della contrattazione, che con tutti i suoi limiti nel bene e nel male ha caratterizzato 20 anni circa, ricordo il 95, il primo contratto collettivo nazionale dopo la privatizzazione Bassanini, in qualche modo avrà nuovi e più sinistri diciamo modelli che tenderanno ad accentrare, come diceva il professor Villone, verso un'autorità centrale le decisioni e la regolamentazione dei rapporti di lavoro. Cosa dovremmo fare, cercare di fare oggi, oltre che dibattere sul punto ovviamente, e ampliare il cosiddetto sistema del check and balance, ovvero dei controlli e contrappesi, quindi sistemi che non abbiano un solo potere che decida senza la possibilità che un controbilanciamento possa in qualche modo equilibrare, diciamo, il rapporto fra le parti. Chi dovrebbe o cosa dovrebbe, come dovrebbe essere equilibrato? Certamente le costituzioni sono un punto fondante, ma vorrei anche ricordare oggi i trattati costitutivi dell'Unione per un recupero di democrazia in qualche modo, perché in realtà la crisi delle democrazie è una crisi non solo di natura tecnica ma anche di governabilità, di democrazia, una crisi sociale. Allora, quali dovrebbero essere i soggetti oggi che dovrebbero portare avanti questa sorta di resistenza? Certamente io qui ne ho individuati quattro, certamente saranno degli altri, ma indubbiamente
l'associazionismo professionale ha un suo ruolo fondamentale, l'università ha un suo ruolo fondamentale, l'avvocatura ha un suo ruolo fondamentale, i sindacati hanno un suo ruolo fondamentale. Bene, questi quattro soggetti dovrebbero resistere, almeno io dico a presidiare, ora nella chiacchierata che noi qui stiamo facendo, l'articolo 33 della Costituzione, ma voglio ricordare anche l'articolo 36 della Costituzione in materia di retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto, l'articolo 38 della Costituzione in materia di garanzie di varia natura, fra cui quelle di vecchiaia e previdenziali, che sono un altro, diciamo, filo scoperto del sistema, e infine, ma importante, quello dei diritti del sindacato e dei diritti sindacali presieduto dall'articolo 39 della Costituzione. Ora, il tentativo che cercherò di fare dopo questa breve premessa è cercare di trovare un fil rouge fra la riforma del mercato del lavoro e la riforma della scuola, perché i due termini che ho individuato, che sono comuni a tutte e due, è flessibilità e che ha come premessa una sorta di formazione per competenza, per cui voi nei primi 7 commi in particolare della legge 107 troverete, diciamo, si ripetono questi due termini, flessibilità, quindi un sistema garantito alla massima flessibilità, con decisioni orientate alla massima flessibilità, con forma di flessibilità nell'autonomia, dotazioni dell'organico, programmazione plurisettimanale flessibile. Insomma, la flessibilità ha una caratterizzazione forte nella legge 107. Dopo aver fatto una premessa di 6 commi che parlano di flessibilità, dice però come questo sistema deve essere improntato. Bene, sparisce la parola conoscenza e viene introdotta attatamente quella competenze, per cui vi è un elenco di competenze che vanno dal punto A al punto L, M, N, insomma sono una pagina e mezzo a 4 di competenze, per cui scopriamo oggi che il sistema del modello scolastico non è più programmato per conoscenze ma per competenze, e questo è il, diciamo, è il cambiamento epocale e culturale, per cui io poi vi leggerò, perché ho recuperato la bella programmazione per conoscenze, dove il sapere critico, la formazione dell'uomo e il cittadino, la tutela dei principi costituzionali erano, diciamo, il punto di riferimento, per cui oggi competenze e abilità valuteranno il sistema scolastico. Detto questo, è chiaro che il percorso ora del diritto del lavoro, che io non so quanto tempo ho, ma insomma non sarò lungo, un quarto d'ora, ecco, parte in realtà, sì, certamente da lontano. Alcuni punti essenziali: certamente capitale e lavoro una volta erano come separate in casa, dovevano stare insieme, quindi questo garantiva la stabilità del capitale e la stabilità dei lavoratori e quindi del diritto al lavoro. Oggi purtroppo potremmo dire la finanziarizzazione dell'economia rende il capitale volatile e finanziario, e pertanto, non essendo più il capitale fisso, anche i lavoratori non hanno più e hanno perso il cosiddetto posto fisso, che segue ovviamente fenomeni di delocalizzazione e di flessibilità in nome ovviamente di un capitale non più fermo e fisso. Sotto questo profilo io citerei un dato importante nella riforma del diritto del lavoro, che sono gli anni 70. Perché cito gli anni 70? Perché proprio la generazione che nasce negli anni 70 è la prima a perdere corpi, a perdere diritti. Perché in realtà dal 95 in poi, cioè i giovani nati nel 70 che nel 95 avevano 25 anni, iniziano a essere divisi fra un primo e un dopo, fra un insiders e outsiders, che con la riforma Dini iniziano già a distinguere una doppia tipologia di lavoratori: quelli che per esempio andavano in pensione col vecchio sistema retributivo e quelli che dal 95 in poi andranno col sistema misto e col sistema contributivo, e così via. Parleremo del pacchetto 3 nel 97, dove vengono introdotti i primi contratti flessibili, la flessibilità contrattuale. Quindi prima del 97 in realtà non esistevano contratti flessibili. Prima Treu e poi Biagi, con la legge del 2003, introducono tipologie contrattuali che da una circostanza in cui non esistevano arriviamo circa 40 fattispecie di contratti atipici, non standard e quindi non tutelati dalla legge.
Siamo nel 2003, sapete, Biagi poi anche per questo forse verrà ucciso dall'estremismo, si dice, di sinistra. Insomma, fatto sta che dopo la legge Biagi, Fornero e Renzi e Poletti daranno il colpo di grazia al diritto dei lavoratori, che a conti fatti, al di là dei termini che spesso tradiscono le aspettative, no, del contratto a tutele crescenti a tempo indeterminato, scopriamo che in realtà poi la riforma Poletti del 2014 annullerà completamente tutti i diritti che una legge importante, la 368/2001, in applicazione della direttiva comunitaria 99/70, aveva portato in termini di tutela del precariato. Sapete che il precariato aveva una buona legge fatta nel 2001, la 368, che di fatto oggi sparisce con l'introduzione delle due riforme, Jobs Act 1 e 2, 2014 e 2015, che di fatto è vero che aumentano i contratti a tempo indeterminato, però è anche vero che aumentano le possibilità di flessibilità in uscita da parte dei datori di lavoro, che possono tranquillamente licenziare. E ovviamente, se tutto questo avviene nei primi anni di rapporto del lavoro, il risarcimento arriva fino a massimo 24 mensilità. Questo è il valore che lo Stato italiano, la riforma articolo 18, dà a un posto di lavoro. Per cui sapete che poi sul banco, diciamo, è stato la lotta simbolo dell'articolo 18, è stato un po' quello che voi avete sentito nel dibattito politico, perché effettivamente oggi la reintegrazione del posto di lavoro costituisce un'eccezione e non più una regola. Non sto qui ovviamente a dilungarmi su queste questioni, però certamente, per esempio, coloro che vengono assunti dopo il 1 gennaio 2015 hanno un sistema regolamentare che è molto meno tutelato rispetto a coloro che sono stati assunti prima del Jobs Act. Cito Luciano Gallino, morto recentemente, diceva delle cose interessanti, mi piaceva leggerlo su Repubblica. Diceva lui: ma non ho mai letto uno studio, una ricerca che provasse una relazione verificabile tra questa presunta rigidità e la crescita dell'occupazione, perché poi sulla base della flessibilità sono state fatte le riforme. E diceva: in quanto la riforma del mercato del lavoro da solo non crea occupazione, non è la crescita a generare occupazione, ma esattamente il contrario, è la creazione di posti di lavoro a produrre crescita. E su questo ovviamente lui si poneva come voce alternativa al dogma della flessibilità, perché di per sé riforma del mercato del lavoro e flessibilità non producono piena occupazione, tant'è che anche il termine piena occupazione, che prima era riportato anche in alcuni dei trattati, nei regolamenti dell'Unione Europea, tende a sparire sempre in nome del modello della flessibilità. Io proseguo un po' più velocemente per arrivare al rapporto fra la legge 107/2015 e la riforma del mercato del lavoro. Allora, io qui ho riportato, perché la scuola che era valutata per conoscenze parlava di coscienza critica. Io qui vi riporto i termini di un DPR, che era lo statuto degli studenti e delle studentesse, che diceva come poi lo studente a quale modello si ispirava il legislatore di una volta, e diceva: la scuola è una comunità di dialogo che deve ispirarsi alla ricerca, all'esperienza sociale, ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni, diceva questo vecchio DPR, la formazione della cittadinanza, realizzazione del diritto allo studio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione, attenzione, dalla Convenzione internazionale dei diritti dell'infanzia e i principi generali dell'ordinamento italiano. Questo è il vecchio decreto presidenziale. Che succede oggi? Che a questo, come vi ho già preannunciato, la conoscenza e la valutazione della scuola passa a competenze. Sapete, quest'anno i tanti insegnanti sono stati costretti a una nuova programmazione, per cui il dirigente ha detto: dovete modificare questa programmazione, non ce la fate più per conoscenze, fatecela per competenze, per unità didattiche che sono strutturate in competenze, abilità e anche conoscenze. Attenzione, per cui la conoscenza è l'ultima colonna che rimane a destra, per cui intanto mi devi valutare competenze e abilità. Questo è importante, perché poi è la rivoluzione, il cambio di filosofia di cui parlava il professor Villone. Questo in realtà, a modesto avviso di chi scrive, è in qualche modo fa il paio con quanto il modello OCSE, già alla fine degli anni 90 e quindi al varo del programma sulla valutazione degli studenti, aveva introitato 20 anni fa, perché l'OCSE, con l'acronimo universale PISA, attualmente in vigore, valuta gli studenti per settori di competenza. E quindi è chiaro che questo fa il paio con un
con una rivoluzione iniziata 20 anni fa, ecco, che ha contribuito a svilire che cosa? Il sapere critico e il sapere delle conoscenze. Oggi l'OCSE valuta per competenze, per cui oggi la scuola deve valutare per competenze. Ma questo sarà, direi io, sarà giusto o non sarà giusto? Il problema, a mio modesto avviso, sempre è che il tutto avviene fuori da qualsiasi dibattito e qualsiasi confronto. Ora, non è tanto criticare tu ora la programmazione per competenze, perché forse qualcosa poi in più in un sistema forse marcatamente teorico andava approntato, ma il fatto che sia l'ennesima riforma calata dall'alto con una spinta fortemente liberista, che ripeto, parliamo di Moratti 2003 e Gelmini 2008, perché il modello è lo stesso, tende in qualche modo in materia di governance a velocizzare, semplificare i poteri di chi decide, diciamo, darci l'ennesima riforma che proviene dall'alto, questo a mio avviso in termini di metodo ha un certo che di grave. Ovviamente questo poi modello si sposa con tutte le cose, parte delle cose che già i professori hanno elencato, io ve ne elenco alcune. È chiaro che il problema della chiamata diretta si esprime a un modello liberista, quindi anche qui accentramento dei poteri dall'altro, chiama i dirigenti, su cui non mi dilungherò. Però vedete, la questione del bonus è una questione che in qualche modo fa il paio con queste cose, anche perché, attenzione, è vero che una legge oggi impone al dirigente di decidere, perché il comitato di valutazione non ha alcuna funzione di poter intercettare la volontà del dirigente, per cui il dirigente può tranquillamente osservare i criteri imposti dal comitato di valutazione. Però è anche vero che ci sono parte delle norme che ancora sono vigenti e che fanno sì che la contrattazione di secondo livello, quella cosiddetta di istituto, sia ancora delegata alla contrattazione fra le parti sociali. Quindi abbiamo una sorta di sovrapposizione normativa, sebbene poi vi dirò, perché questa legge poi con un rigo dice tutto ciò che non è compatibile con la presente legge deve essere abrogato, e ce lo dice al comma 200 e passa 189, per cui si pone certamente e si porranno problemi di ordine giudiziario. Qual è l'altro punto, interessante richiamato dai professori? La cosiddetta utilizzazione del personale docente ancorché non abilitato ma che ha titolo di studio idoneo. Vedete che la legge, io qui ce l'ho di fronte a me, la legge Jobs Act 2 fa la stessa cosa nel mercato del lavoro. Al punto, la legge 81-2015, che fa nel mercato del lavoro? Io vi leggo qui semplicemente un comma, dice: in caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti a livello di inquadramento inferiore. Non era mai possibile una cosa del genere fino a Jobs Act 2. Mantenevi lo stesso livello, potevi fare cause per le mansioni superiori, però mansioni inferiori in realtà il legislatore non le aveva previste. E quindi vedete come in termini di mansionamento in realtà le riforme vanno di pari passo, sempre secondo lo stesso modello e la stessa impronta. Richiamo i poteri di indirizzo e dirigente. In realtà la legge 104, i poteri di indirizzo li passa chiaramente dal consiglio di istituto al dirigente scolastico. Lì, leggendo il comma 14, appare chiaramente che la scuola, i poteri di indirizzo sono del dirigente scolastico, e dice in fondo che tutte le norme, le procedure contenute nei contratti collettivi di lavoro sono disapplicate dalla legge 107 in poi. È certo che questo pone e porrà tutta una serie di problemi. Io, verso la conclusione, giusto perché non vorrei certamente così abbondare in pessimismo, ma insomma c'è l'ottimismo della buona volontà, richiamerei un'interessante sentenza della Corte Costituzionale, la 178-2015, che abbiamo discusso con la dottoressa Sciarra, la presidente Criscuolo, dove a proposito del blocco del rinnovo dei contratti di lavoro, perché anche qui il legislatore a un certo punto blocca i contratti di lavoro, blocca il rinnovo dei contratti di lavoro, blocca la progressione economica unilateralmente, affermando che questo passaggio è illegittimo, tant'è che la sentenza 178 impone che dal 30 luglio debbano essere rinnovati i contratti di lavoro, e sul punto, apro e chiudo parentesi, il legislatore nulla ha messo nella legge di stabilità 2016. Questa sentenza è importantissima a mio avviso, perché dal punto 16 in poi elenca tutta una serie di fonti sovranazionali
del Trattato dell'Unione e diciamo unitarie, poste a tutela di che cosa? Della negoziazione, dell'obbligo di negoziazione da parte dello Stato tra le parti sociali. Dice, se un contratto vuole essere rinnovato, deve essere rinnovato in base al Trattato dell'Unione Europea, al protocollo della Convenzione Europea, alla Carta Sociale Europea, alla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, la Convenzione sull'Organizzazione Internazionale del Lavoro, sono tutte fonti citate dalla Corte Costituzionale, i sindacati devono contrattare la regolamentazione dei rapporti di lavoro con lo Stato, ancorché datore di lavoro. Questo è un passaggio importante, perché noi ora potremmo appigliarci a questo, quindi ci possiamo appigliare oggi alle norme sovranazionali, a una serie di direttive che tutelano la regolamentazione del rapporto di lavoro contrattualmente parlando, quindi lo Stato ora non può avocare a sé un sistema dove il contratto è e rimane a tutt'oggi, a mio modesto avviso, il luogo che deve regolamentare il rapporto delle parti. Su questo ci sono tutta una serie di direttive comunitarie che non vi sto qui a richiamare per non annoiarvi oltremodo, ma che impongono che i rapporti di lavoro debbano essere regolamentati fra le parti. A questo punto vado a concludere. Ben vengano le occasioni di dibattito e di incontro sul punto, perché sono, come dire, i veri segnali innovatori di un sistema che si dice innovatore ma è più conservatore del re, e quindi la possibilità di poter, io dico, veramente innovare è un confronto leale e interessante. Ecco, quando parlano i trattati parlano che gli stati devono cooperare lealmente fra di loro, quindi vi lascio con questa aggettivazione così di speranza, con la speranza che la cooperazione sia leale fra le parti, così come dice il Trattato dell'Unione Europea all'articolo 4, e che una leale cooperazione fra le parti possa in qualche modo non riaffermare le ragioni dell'uno dell'altro, ma diciamo far sì che i diritti dei lavoratori, della parte debole che rimane, e quindi certamente oggi anche della scuola, perché poi la legge 107 rappresenta una parte importante, forse nella pubblica amministrazione quella più significativa in termini di numero, possano, ecco, dare un contributo al dibattito e, perché no, con il referendum, ad azioni più importanti di coinvolgimento popolare e sociale. Ti ringrazio. Il contesto politico sociale in cui ci ritroviamo a vivere, e io voglio seguire questo stile del convegno, quindi parto dalla scuola per dire: è vero, la scuola ha tanti problemi, ma sicuramente non li risolve questa riforma. Il problema delle classi affollate, il problema della decurtazione di materie caratterizzanti diversi corsi di studio non sono stati assolutamente affrontati e risolti. Il problema della necessità di insegnanti specializzati per portare avanti determinati insegnamenti, mi riferisco a quello, ad esempio, dell'educazione fisica, a quello dell'educazione musicale, oppure anche la carenza degli insegnanti di sostegno, tutte figure essenziali, così come altre figure che vanno oltre l'insegnamento, come gli educatori, gli assistenti, di cui ce n'è moltissima carenza, se non assenza, e che invece andrebbero introdotti e potenziati. E poi c'è il problema macro, che è quello delle risorse assolutamente carenti. E invece, con le poche risorse che ci sono a disposizione nel comparto scuola, si trovano delle strategie propagandistiche, quindi che non hanno assolutamente lo scopo di migliorare il funzionamento o di mettere nelle condizioni gli insegnanti di poter portare avanti le attività, ma hanno assolutamente uno scopo politico e consensuale. Quindi noi invece vogliamo che si intraprenda una stagione di investimenti strutturali nel mondo della scuola, per la strumentazione didattica, per la formazione, per eliminare veramente il precariato che si trascina da anni. Naturalmente, senza alimentare le discriminazioni, che invece è quello che sta facendo
facendo questa riforma, discriminazione tra docenti neoassunti, discriminazione tra docenti neoassunti e quelli che sono stati assunti in precedenza, perché abbiamo praticamente un caos nello stato giuridico, e questo ancora meglio lo possono spiegare gli esperti presenti oggi. E poi c'è la discriminazione anche che si sta compiendo nell'ambito di questa procedura concorsuale, perché prima ad esempio si ricordava che è cominciato in ritardo, era previsto per l'1 dicembre e invece è stato bandito a marzo, il 26 febbraio. Bene. Da questo concorso, ad esempio, una categoria che viene esclusa è quella dei docenti abilitandi, quindi impegnati nella terza annualità del PAS, i docenti specializzandi per il sostegno, quindi che stanno terminando il corso di specializzazione per le attività di sostegno, quando nella scuola mancano decine di migliaia di insegnanti di sostegno. Nel settembre di quest'anno ne mancavano 30.000, il concorso bandisce solamente circa 5.000 posti. Come vedete, non si fa fronte assolutamente al fabbisogno della scuola. Quindi, una volta che comunque il concorso è stato bandito in ritardo, allora si doveva in ogni caso permettere a questi specializzanti di poter magari accedere con riserva, in maniera da far fronte alle esigenze della scuola e soprattutto consentire a questi docenti di poter utilizzare il titolo dopo una serie di prove e di risorse economiche ed energie spese per appunto seguire questo corso. E per concludere voglio sottolineare l'importanza di quest'oggi, del referendum, che rappresenta un momento di partecipazione democratica alla vita cittadina, un momento che non dovrebbe essere isolato. Quindi io spero che da parte di tutti ci sia un inizio verso un maggiore interesse verso ciò che accade in Italia e anche in Europa, perché ha dei riflessi rilevanti comunque nel nostro paese, e quindi auspico veramente una maggiore partecipazione, consapevolezza e sensibilizzazione di coloro che ci circondano. Per fare un esempio, poco fa si faceva accenno alla protesta degli insegnanti e delle educatrici delle scuole materne del Comune di Roma, perché non gli verrà rinnovato il contratto visto che hanno superato 36 mesi di servizio. Molti, moltissimi non sanno che questo destino, quindi quello di essere lasciati a casa dopo 36 mesi di servizio, ma non solo, perché c'è gente che ha prestato servizio nella scuola da decenni, quindi moltissimi non sanno che saranno lasciati a casa. Anche quelli che non faranno il concorso. Assolutamente, tutti coloro che non faranno il concorso, perché verranno esclusi o perché non lo supereranno, rimarranno a casa dopo aver contribuito in maniera rilevante al funzionamento e a portare avanti le attività delle scuole. Dicevo, moltissimi non lo sanno, e questo accade per un'interpretazione distorta della sentenza di giustizia europea, che parla di risarcimento, che parla di concorsi irregolari, da noi sono passati 13 anni da un concorso all'altro, soprattutto parla di non sfruttamento dei lavoratori della pubblica amministrazione, per cui se un docente o un lavoratore della pubblica amministrazione serve per 3 anni, vuol dire che serve in quella struttura, allora lo assumi e non lo sfrutti, e a maggior ragione adesso non si è quell'oggetto. Quindi, per utilizzare insomma un'espressione un po' così colorita, quindi io spero che sia
maggiore informazione, il sistema di informazione appunto non è per niente, non ci agevola per niente in questo, però viviamo in una epoca fortunata da certi punti di vista, nel senso che ciascuno di noi ha molta più facilità rispetto ad esempio al ventennio fascista, per fare un cenno, di accedere all'informazione grazie a nuovi strumenti di comunicazione. Non ci sono più solo gli strumenti di comunicazione di massa, ci sono anche gli strumenti che ci consentono di accedere direttamente all'informazione. Vi prego, è importante anche trasferire questi messaggi agli altri, perché insieme vinciamo, insieme possiamo contrastare questa deriva fascista e portare avanti invece quello che veramente persegue il bene della collettività, in questo caso della scuola, che si deve fondare su un qualcosa insomma di democratico, sugli aspetti democratici e non quelli discrezionali del dirigente. Vi ringrazio. Movimento 5 Stelle, Maria Mazzana.